Mm -hmm. And I maybe have to just put the on uh, television. I have to have more part but for Italian. Perfect. Perfect. If you, perfect. Yes. So first of all, thank you. I think it's a, it's a great opportunity. It was a successful visit. I'm very happy of, the vi of this visit. And I would like to thank, first of all, uh, His uh, Highness, the Emir for the kind welcome. Uh, we had this morning very important talks about the strengthening of the cooperation at, uh, first of all, industrial level, at cultural level. That is for us uh, a very important uh, aspect. Uh, we uh, discussed also, of course about the most important regional uh, uh, scenarios, about uh, the future of Iran, about the future of uh, uh, Syria post uh, Geneva II, uh, and uh, of course, about the situation in Egypt. Uh, we shared uh, views about the need of uh, peaceful and dialogue solutions for the conflict, and of course, Najprej smo se pogovarjali o prehodu v Egiptu. Govorili smo tudi o Libiji. Kot dobro veste, je Libija pomembna za Italijo, za stabilnost na Sredozemlju, saj smo v zadnjih letih imeli The period of the so-called Arab Springs, we had a lot of instability in the region, and we are very, very much worried about uh, the uh, consequences of this instability. We are working very hard to establish a good relationship, to help and to train uh, the military forces in Libya. It's not easy because the first uh, goal there is to reach a not easy institution building process, but uh, it will be one of the most important uh, things. of course, I'm, uh, very, uh, I'm very happy of the discussions we had uh, with uh, his uh, highness about uh, the possible cooperation towards the championship, the football championship in qatar 2022. It is for us and for Italy, of course, a great opportunity for many reasons. Uh, we visited and uh, I visited uh, a center of excellence in the sport training activities this afternoon, and it was for me very good and very important because we think that Italy can contribute to the success of the championship, of the world championship in uh, Qatar. Uh, and of course, we can uh, help and we can be present here with all, all our companies. Of course, the logistic and infrastructures uh, companies and also our uh, diamond uh, Technogym. Uh, we were there uh, having a first contact. Uh, Neryo Alessandri, the CEO of, uh, the owner of uh, uh, Technogym uh, was here with us and with the delegation of entrepreneurs Z mano sem v Dohi v Katarju in poln upanja, da bomo lahko na tem področju dobro sodelovali. Seveda smo se pogovarjali tudi na številnih drugih področjih. Naj se zahvalim ministru za energijo za prijazno dobrodošlico in seveda za dvostranske razprave o prihodnosti ENI, prihodnosti možnosti naložb. Uh, Qatar new investment in uh, the ENI capital. We discussed also in the strengthening of the role of the Rovigo gas terminal. The Rovigo gas terminal uh, is based on the Qatar gas. and of course we are uh, very pleased to strengthen this cooperation. But also we discussed, of course, many other fields linked to uh, important italian companies, uh, linked to the world of uh, film mechanic, of course, uh, salini, uh, impregilo, and uh, uh, many, many others. but we discussed also about uh, the cultural cooperation, and i'm very glad to say uh, we took the engagement to try to uh, improve the idea to have skupna dejavnost v Benetkah, ideja raziskati možnost gradnje islamskega muzeja v Benetkah, v kanalu Grande. Qatar, Qatar, cultural, uh, course, to bi bilo zanimivo za nas in za Katar, mislim, da bi lahko uh, bila dolgoročna naložba v katarski kulturni sektor zanimiva. O tej priložnosti smo se pogovarjali. Seveda moramo videti in Uh, have a deep evaluation on this project. Uh, the other main project I would like to, uh, to underline here uh, is linked to the hospital in Olbia. Uh, there is this very important uh, Qatar investment that we are uh, welcoming and we would like to support. V Olbiji za ta projekt. To bo zelo pomembno tudi zato, ker je, kot veste, mesto Olbija novembra doživelo dramatične tokove. To je bil zelo slab trenutek za območje. In z veliko priložnostjo, da imamo tam bolnišnico San Rafaele in bolnišnico Bambinjezu, con l'investimento uh, Qatar sarà molto importante per noi e lavoreremo molto per arrivare a questo obiettivo. Due parole in italiano su tutti questi temi. Ho trovato anche a Doha in Qatar uh, un'accoglienza molto, molto positiva e molto importante, un'accoglienza legata eh, ripeto le stesse cose, quindi non c'è bisogno di tradurre. Eh, Un'accoglienza che, che è stata molto, molto positiva, eh, quindi sono molto contento di questo. Mi sprona ulteriormente ad andare avanti perché ho trovato disponibilità, interesse: interesse rispetto al nostro piano di privatizzazioni, che oggi ho presentato in tutti i suoi aspetti, e interesse rispetto alle tante altre opportunità di investimento in Italia che ho presentato. Eh, al Fondo di investimento sovrano del Qatar e a tutte le autorità che ho incontrato questa mattina, a partire dal capo di Stato, l'Emiro, al primo ministro e ovviamente i diversi ministri ringrazio in particolare il ministro dell'Energia che mi ha accompagnato in tutta eh, la visita e col quale ovviamente abbiamo lungamente discusso di possibili investimenti anche nel campo energetico, investimenti legati a una possibile eh, presenza ulteriore del, di capitali catarini eh, dentro imprese italiane energetiche, Leni è una di queste, e, eh, così come anche il rafforzamento del eh, gas catarino che arriva oggi al terminal a metano di Rovigo, che è uno dei più importanti che ci siano e che è in funzione. Ovviamente abbiamo anche discusso delle possibilità per le imprese italiane qui in Qatar, a Doha, e credo che queste possibilità oggi siano messe molto bene, credo che ci siano molte occasioni, occasioni utili che riguardano tanti aspetti. Abbiamo discusso in particolare sugli aspetti legati al mondo di film meccanica, legati alla, alle cose più eh, vicine, a portata di mano, sulle quali ottimismo può essere sicuramente diffuso, che riguardano eh, i temi degli elicotteri di Augusta Westland e i temi dei sistemi radar di Selex, che rappresentano sicuramente un punto per noi. Molto importante perché rappresenta il Made in Italy di maggiore eh, tecnologia e credo che sia un punto molto importante per il nostro eh, Paese. Così come abbiamo parlato di tutte le opere infrastrutturali eh, possibili, segnalo in particolare le due, che, quelle principali: il tema della tranvia e il tema della eh, metropolitana, eh, per le quali stanno eh, lavorando importanti imprese italiane, appunto, eh, sia. Eh, Salini, in Pregiro Todini, sia eh, Ansaldo Breda, e, e, credo che, e credo che ci possono essere delle eh, opportunità molto importanti. Dai colloqui di stamattina ho colto eh, aperture e ottimismo. Aggiungo anche, ho citato prima due importanti programmi che hanno a che fare con il primo l'ospedale di Olbia, c'è un progetto che, per il quale è stata Approvato un emendamento in legge di stabilità rispetto al quale abbiamo avuto ulteriori conferme di interesse di eh, rilancio e soluzione dei problemi pregressi dell'ospedale eh, San Raffaele di eh, Olbia. Credo che possa essere una grande opportunità soprattutto per un'area, una regione, quella di Olbia che è stata colpita così duramente dall'alluvione nel mese di novembre. Eh, andando lì avevamo promesso di impegnarci per un progetto di livello eh, nazionale ed internazionale. Questo progetto è eh, possibile e eh, aggiungo anche: ho citato prima Venezia, il, la possibilità, nei prossimi giorni ci saranno incontri tecnici per approfondire il progetto. La possibilità di eh, costruzione, di creazione sul Canal Grande, in un palazzo del Canal Grande, del museo eh, islamico, che potrebbe vedere la partecipazione attiva eh, di eh, Capitali Catarini. Infine ho citato il football, il calcio e una parte della visita è stata dedicata a visitare Espire eh, che è un progetto eh, all'avanguardia di eh, innovazione tecnologica applicata allo sport qui alle porte di Doha. Eh, dimostra un impegno di questo Paese sui temi dello sport che è per noi ovviamente molto interessante. Dato eh, l'expertise e il know-how italiano. Abbiamo quindi sviluppato e abbiamo espresso attenzione, interesse e disponibilità delle nostre imprese per partecipare a tutti i lavori e saranno tantissimi, come è noto per i mondiali di calcio del 2022 che verranno ospitati dal Qatar. E in particolare ho citato Nerio Alessandri che è qui presente perché proprio lì ad Espire abbiamo messo a punto alcune ipotesi di collaborazione perché appunto tutto il mondo della salute e del wellness legato allo sport è così importante, noi abbiamo la leadership mondiale, quindi per noi questo è un punto di grande interesse. E mi sembra che ci sono state tutte le condizioni per un buon lavoro. Infine ho citato prima, cito solo i titoli in italiano, ma mi avete ascoltato il fatto che nell'incontro con Lemiro eh, che ho invitato in Italia, Lemiro è molto giovane, è succeduto l'anno scorso eh, al padre e, e ha dimostrato molto interesse per l'Italia, molto interesse per venire in Italia. Credo che sia. Sicuramente per noi molto interessante rafforzare ulteriormente questo legame. Abbiamo discusso lungamente dei, degli scenari regionali, scenari regionali più complessi. Eh, ho citato Iran, Libia, Siria, Egitto, che rappresentano sicuramente i fattori più importanti. Aggiungo anche che con l'Emiro ci siamo dati appuntamento venerdì sera a Sochi, dove rappresenterò eh, l'Italia. Eh, come sapete abbiamo assunto questa decisione dopo una consultazione che abbiamo fatto in questi giorni con eh, il presidente della Repubblica, il Ministro dello Sport e il presidente del CONI e abbiamo deciso che appunto eh, di una presenza del presidente del Consiglio italiano essendo eh, impossibilitate altre presenze italiane e riteniamo che questa presenza sia utile per eh, sottolineare soprattutto la candidatura italiana alla quale noi crediamo moltissimo di eh, Roma per le Olimpiadi del 2024. Eh, crediamo a questa candidatura, Roma 2024, e quindi bisogna essere associati associ per cominciare a far marciare questa candidatura. Aggiungo che ne ho parlato anche all'Emiro oggi perché il Qatar che ospiterà i campionati del mondo di calcio nel 2022, sicuramente giocherà un ruolo. Naturalmente, lo dico per uh, i media italiani e per uh, le polemiche che subito ho visto rispetto a questa mia partecipazione, eh, questa mia partecipazione sono una partecipazione nella quale sia qui sia lì ribadirò eh, con assoluta nettezza la nostra contrarietà a qualunque normativa discriminatoria nel mondo dello sport e fuori dal mondo dello sport nei confronti degli atleti gay. Credo che questo punto che faccia parte naturalmente della cultura italiana e dello spirito italiano lo ribadirò in questi giorni ma lo voglio ribadire anche adesso nel momento nel quale confermo, per i motivi che ho appena detto, la partecipazione italiana alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Socio. Mi fermo qui, grazie. Thank you so much, uh, Mr. Prime Minister. Very good uh, afternoon to you all. Uh, the meeting and the visit has been extremely successful and uh, it came timely and it represents to us, uh, Your Excellency, a very important milestone uh, in the uh, relationship between our two friendly uh, countries. Um, the, m the visit uh, has uh, covered a number of important uh, areas and uh, uh, they were all uh, to the good and prosperity of our two friendly countries uh, uh, the meeting with uh, his highness uh, which covered the um, general uh, international affairs and uh, uh, covers the uh, mutual uh, interest uh, and uh, the doors for mutual cooperations were widely opened by the two governments, and uh, the uh, Qatari side uh, showed a great interest in the investment in the Italian market in different uh, sectors, and uh, uh, we are happy to say that we, are, we agreed that uh, a team from uh, Qatar investment authority will visit uh, italy very shortly uh, to uh, meet directly with the uh, different sectors uh, in order to uh, meet face to face with the relevant uh, parties in italy for uh, the uh, uh, possible uh, investment in different uh, sectors we are glad to see that uh, the uh, Italian economy is uh, uh, definitely uh, showing very positive uh, indicators, and this is, uh, this is an excellent thing, and we uh, applaud uh, this uh, uh, excellent uh, uh, results and we can see the positive trend. Uh, we have uh, also uh, consolidated and confirmed our uh, commitment for the security, of uh, supply of energy uh, to Italy. We have a, a long term contract of uh, 25 years to uh, supply LNG to uh, Italy, and we are uh, uh, very glad to see very uh, uh, reliable, uh, excellent, uh, reliable supply and excellent relationship between the Qatari side of uh, companies and the Italian uh, side of companies. And we are opened up. For even further cooperation in the energy uh, supply including uh, the possibility of uh, further supply of uh, LNG whenever our the friendly uh, uh, country of Italy calls for such a thing uh, areas of uh, interest like uh, uh, Qatar Airways uh, it's operating successfully with uh, uh, in, in Italy, and we uh, are uh, happy to say that the interest uh, is a, uh, from both sides to increase that cooperation, and uh, uh, hopefully we can get more uh, access, especially to the cargo of Qatar Airways, to to to, to go to um, uh, Italy. Uh, the uh, potentiality of uh, partnership with um, oil companies and. Uh, uh, construction uh, contractors uh, are of uh, high priority uh, to our side in Qatar, and uh, we will seek every opportunity and encourage that uh, uh, partnership. We have a long term relationship uh, with Italy in all aspects uh, the official aspect, government aspect, as well as uh, private uh, sectors. This very solid uh, foundation between our two countries uh, are of great importance to grow uh, this uh, uh, relationship uh, further. We have uh, uh, an excellent history of uh, cooperation, and uh, we would like to capitalize on this long successful. Uh, relationship in all aspects. And uh, there were numerous uh, projects suggested between the two parties, uh, and uh, we agreed on pursuing uh, those opportunities uh, to the next step and uh, seizing opportunities for fruition. Um, I take this opportunity and uh, thank. Uh, Mr. Prime, Prime Minister, first for visiting our country, and uh, second for uh, opening up uh, the uh, wide opening up gates of cooperation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Are there any questions? Thank you. So. مركز الأخبار دالة بود الكتع رئيس شهراني سؤال موس... موجه لسعادة وزير الطاقة والصناعة وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء الماندا. جمهورية إيطاليا سؤال مشترك Come valutate le relazioni tra l'Italia e il Qatar e che riproduzioni positive possono, possono succedere dopo questa visita? Che, questa visita? Come potrà contribuire a consolidare questi rapporti? Io do una valutazione molto positiva di questa visita perché ho visto un interesse reale e da parte nostra c'è un interesse reale a non fare discorsi ma fare fatti. L'Italia vuole investire qui è in condizione di farlo, ci sono molte opportunità, nei prossimi dieci anni il Qatar sarà una terra di opportunità e noi vogliamo essere qui. E vogliamo soprattutto che questa intelligente visione della leadership qatarina di investire

ولهذا السبب قدمنا المخطط بعنوان دي ايطاليا الذي يلخص فرص الاستثمار ويشرح في عمقه بكل تفاصيل تفاصيل الخصخصه، الخصخصه التي سوف تشمل حوالي 15 مليار من الاسهم في المؤسسات الحكوميه مطروحة للخصخصه. شكرا على هذا السؤال الحقيقة هناك أساس متين للعلاقة القطرية الإيطالية وهذه الزيارة مثلت الكثير وهي كانت يعني محطة مهمة جدا تدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام العلاقات الحقيقة في أوجهها المختلفة علاقات مثالية ف العلاقات السياسية والاقتصادية كنا كان تركيز كبير على العلاقات الاقتصادية فنحن نستطيع أن نكمل بعضنا البعض في مجالات كثيرة جدا بالوتو positivamente i rapporti bilaterali sono consolidati ma di lunga data e valuto con estrema positività questa visita che può dare ancora ومع ذلك على حصلنا على فرصة uh, ممتازة uh, لكي نتعرف عن قرب عن uh, آخر التطورات الاقتصادية uh, في uh, إيطاليا الصديقة اللي uh, تدعو uh, الجانب القطري uh, لي, uh, وتشجع الجانب القطري كثيرا على الدخول في uh, السوق All'Italia uh, in uh, Questa visita, visita è stata un'occasione un per conoscere anche le opportunità, le nuove opportunità che si presentano uh, in Italia, il paese amico, il partner uh, uh, ideale, e dunque abbiamo adesso un'ottica un po' più completa sulle nuove opportunità che sono uh, estremamente interessanti. il uh, Qatar e uh, e non c'è dubbio che le aziende italiane dovrebbero contribuire a questi grandi progetti e in particolare a quelli che arriveranno negli anni prossimi il Qatar sta vivendo un periodo di sviluppo estremo e certamente il ruolo delle società, le aziende i gruppi italiani può essere veramente utile per completare questo o partecipare in modo positivo a questo, 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 questo periodo di sviluppo estremo e diamo il benvenuto a tutte le aziende italiane che vogliono lavorare in Qatar. Repubblica, Alberto Buongiorno. Una domanda per il Presidente Letta. Presidente, nelle ultime settimane in tutti i suoi viaggi all'estero lei ha sottolineato con grande forza la necessità di stabilità, ieri ha parlato di continuità per portare avanti questa attività di governo anche all'estero, stiana scorsa a Bruxelles col Presidente Barroso, anche da parte della Commissione europea la stabilità italiana è stata valutata come importantissima. Per raggiungere diciamo, questo obiettivo di piena stabilità sembrano mancare due tasselli, la firma del patto di coalizione, il nuovo patto di governo e il rimpasto di governo. Ci può spiegare ehm, quali sono i tempi per la firma di impegno 2014 e che genere di rimpasto eh, ha in mente lei, se è una sostituzione dei ministri o qualcosa di più profondo e ampio che possa anche portare a un rincarico? Grazie. La ringrazio molto, Io non credo che gli interessi moltissimo. Comunque, è tutta. Internal politics. Internal politics. Uh, non, uh, sono tutti temi che affronteremo quando sarò ovviamente a Roma, perché sono temi di politica interna. Sono, penso che questi risultati che stiamo ottenendo in questa visita dimostrano che la stabilità paga perché questi risultati, a partire da quelli ottenuti ieri e ieri l'altro, e quelli che sono convinto da oggi verranno fuori, quelli che otterremo domani, sono risultati che ci sono soltanto se c'è fiducia, stabilità e se c'è la possibilità di presentarsi con questa logica di fiducia e di stabilità. Quindi penso che questo sia eh, utile e fondamentale. Se devo fare un solo commento su quello che è successo oggi in Italia... Ne faccio uno solo, ma l'ho trovato talmente scandaloso che non posso non commentarlo, eh, pur avendo essendomi concentrato su tutte le cose diciamo, legate ai dossier eh, qui, e cioè il fatto che ho letto di frasi folli di Beppe Grillo nei confronti di una giornalista, Daria Bignardi, nei confronti di suo marito, la corsa verso la barbaria che Beppe Grillo ha intrapreso e che sta portando avanti pare essere senza fine. E quando io dico che non ci può essere tolleranza rispetto a questo modo di fare politica e di correre verso la barbaria, i fatti di oggi lo dimostrano. Io esprimo solidarietà ovvia a Daria Bignardi e a Luca Sofri perché ritengo che le frasi ingiuriosi, insopportabili, intollerabili dette oggi da Grillo sono, ripeto, un ulteriore passo verso la barbaria. Nel Sahifa l'Italia, il Corriere della Sera, Seida eh, monica Quarzian. Buonasera, eh, Presidente. Mi dispiace, avevo preparato anch'io una domanda di politica interna. Le volevo chiedere, il segretario del Partito Democratico, il suo partito, ha ribadito oggi in un'intervista di non voler andare a votare, di non voler scusi, prendere il suo posto in questo momento, ma di voler appunto, continuare a sostenere il governo se fa le cose, se ci sarà un cambio di passo. Però ci sono dei partiti, nella sua maggioranza, come Scelta Civica e Nuovo Centrodestra, che forse temono eh, appunto, la possibilità che questa legislatura si concluda nel 2015, proprio per perché si stanno ristrutturando, organizzando e allora mh, diciamo, lasciano correre questa suggestione di un governo Renzi che possa appunto prendere il suo posto in corsa, non è il caso di allontanare appunto ipotesi come queste proprio per poter continuare la navigazione con più forza e tranquillità, Presidente, grazie. Guarda, eh, come confermo quello che ho detto prima, aggiungo soltanto che ho, ho, stamattina ho letto l'intervista di Renzi Repubblica e ho trovato che vada nella giusta direzione, quindi mi sembra la giusta direzione e mi sembra che si possa lavorare in quella giusta direzione. من وكالة الأنباء القطرية عبد القادر منوز. أجنسية ستامبا كاتارينا. دولة الرئيس تشهد منطقة الشرق الأوسط الكثير من التوترات وحالات عدم الاستقرار. وقد ذكرتم أنكم بحثتم مع صاحب السمو الأمير Iran Iraq, la regione medio orientale vive momenti difficili di non stabilità. Eh, avete menzionato un dialogo diretto con Sua Altezza Reale eh, riguardante temi legati alla Libia, all'Egitto, alla Siria. Eh, quali sono i temi?

delle politiche comuni, c'è un accordo totale سؤال آخر لسعادة وزير الطاقة والصناعة ذكرتم في حديثكم أن هناك العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع الجديدة التي سيتم التباحث حولها وإقامتها سواء على في أي من البلدين أو بصورة مشتركة ما طبيعة هذه المشاريع وما هي كلفتها بالتقريب؟ Sua eccellenza aveva menzionato dei progetti da portare avanti a livello culturale, a livello economico, eh, chiede maggiori dettagli, eh, una spiega più profonda e una stima, anche se approssimativa, dei costi e dell'entità dell'investimento catarino. Nella discussione che abbiamo avuto molto positiva con eh, Sua altezza Lemiro,

nei diversi scenari che abbiamo di fronte a noi. واتفقنا على ان الحوار هو الحل الوحيد لضمان السلام وضمان ضمان الاستقرار بالمنطقه. In particolare questo riguarda le aree e le regioni nelle quali la costruzione statuale è più in crisi e in difficoltà. Abbiamo parlato lungamente della Libia per esempio. وهذا يخص الدول التي لا تملك بنيه سياسيه او جهات سياسيه او هيكل سياسي اصلا. e io ho presentato tutto il progetto che l'Italia insieme ad altri paesi eh, europei sta portando avanti per il training delle forze armate libiche per la costruzione di un processo che consenta a quel paese di avere uno Stato uno Stato vero e proprio, cosa che purtroppo oggi non è presentato il تم دراسته من قبل الدول الاوروبيه مع ايطاليا لتدريب تدريب قوات الامن الليبيه لضمان السلام والبدء في بنايه دوله في ليبيا e lo stesso ovviamente sull'Egitto e sulla Siria sull'Egitto la situazione oggi lascia a intendere che ci può essere un po' di ottimismo in <applause> più e un po' di pessimismo in meno بتاكيد تحدثنا حتى عن الواقع المصري الواقع المصري بعد المسجدات الاخيره والاحداث الاخيره يميل نحو التفاؤل ونرى التقلص على صعيد التشاؤم e sulla Siria mi sembra di capire che il giudizio rimanga sospeso perché ovviamente fino adesso c'è stata la buona notizia della conferenza di Ginevra 2 però grandi risultati ancora non se vedono تقييم الوضع السوري الى <tess> حد الان معلق اتى الخبر صار بخصوص مؤتمر جنيف الثاني ولكن لم نرى خطوات فعليه لذلك التقييم معلق في الوقت الحاضر آه، شكرا على هذا, است... هذا السؤال. السؤال آه، عن طبيعة المشاريع. آه، طبعا الجميع يعلم أن آه، قطر مقبلة على مشاريع بنية تحتية آه، كبيرة جدا. Riguardante i progetti, tutti sanno che i progetti in Qatar e hey, Qatar sta intraprendendo dei progetti di وهي بنية تحتية حقيقة قطر uh, uh, بدات في uh, بعضها و الكثير منها uh, اتي في المستقبل القريب وخصوصا انها uh, ستخدم uh, التزام قطر تجاه uh, uh, كاس العالم عشرين اثنين و Eh, hanno avuto il eh, prologo, molti saranno eh, attivati nei prossimi anni, molti dei quali rientrano nell'impegno del Qatar, nell'impegno che ha preso il Qatar nell'organizzazione dei mondiali 2022. Uh, aydan, uh, shariha, Io l -l do il benvenuto alle società, apro la possibilità alle società italiane di partecipare anche al processo industriale.

طرحت على الجانب القطري في إيطاليا والجانب القطري طبعا أبدى اهتماما بهذه المشاريع وشرع في الدراسة وهناك فريق ذكرت ذلك أن هناك فريق سيذهب إلى إيطاليا للتباحث في هذه المشاريع الكبرى ذكر بعضها دولة رئيس الوزراء Ecco, poi ci sono le opportunità di investimento comune, le joint venture abbiamo studiato, valutato e illustrato varie opportunità di investimento in Italia che hanno trovato e suscitato l'interesse della parte catarina e dello Stato degli investitori catarini. Poi ho già menzionato il fatto che una delegazione degli Adeteravoli andrà in Italia nei prossimi giorni per studiare a fondo queste opportunità di investimento. ابدى الجانبان اهتمامهم بالاستثمار في بلد ثالث ايا كان في العالم في خصوصا في الجانب الصناعي فقطر الاولى في انتاج الغاز المسال لديها خبره طويله سواء في تصميم وبناء وتشغيل وتسويق الغاز المسال وابدت الحكومتين تشجيع الشركات القطريه والايطاليه Di talifazione e l'estifada. Con le braccia di le parti hanno dimostrato interesse anche nel mh, guidare, nel creare un investimento comune verso paesi terzi: l'Italia, con il suo, suo know-how e la grande esperienza, e il Qatar, la sua pubblicità nel settore dei gas e la sua grande esperienza internazionale. Dunque è una specie di alleanza comune a livello di investimenti verso paesi terzi. In televisione Al Jazeera, in lingua inglese, السيد عمر صالح. Prime Minister, if I could ask you very quick two questions, please. Uh, Rome is hosting today an international conference on the humanitarian conditions in Syria. Can you give us your assessment? On the humanitarian conditions in Syria, and how does Italy see the future of Geneva two? We saw the first round of Geneva two with no results. Now the second round will start in about a week's time. So, how uh, does Italy see that? My second question, sir, is how does Italy intend to end the issue of the two Italian Marines held in India, and how serious could this case affect? The relations between Italy and India. I begin for, from from the second question because I think it's linked also to some important news that we get from uh, uh, Delhi this morning. Um, for us, is a very, very serious affair, and we. We decided to follow this affair with a very serious approach because it's impossible to wait for two years uh, as we are doing. So, what uh, the Supreme Court decided this morning, I think it's, uh, it's important because it was exactly what we asked. One week. And this week, it's necessary from the, pa from, from the Indian part to put all the papers on the table. It's impossible to continue without any news about it. So we wait uh, for, with hope uh, for this new and final week. Uh, I will repeat the same sentence in Italian. Um, le notizie che sono arrivate questa mattina da Nuova Delhi sono notizie uh, utili, positive, è esattamente quello che abbiamo chiesto. Non si può continuare così. Sono due anni che l'Italia aspetta di sapere qual è il punto di incriminazione e non è possibile che le cose continuino così. Ecco perché oggi. La deadline di una settimana che è stata data farà chiarezza e noi questa chiarezza eh, confermiamo esattamente quello che chiediamo. Questa chiarezza porterà chiarezza e noi la richiesta di riportare i nostri marò a casa durante eh, il periodo che eventualmente dovrà allungarsi e continuare è una richiesta che abbiamo già fatto, già confermato e che ci sembra essere la richiesta più banale, se dovesse essere confermato uno slittamento dei tempi fra una settimana lo sapremo, ma quello che è chiaro è che a questo punto non c'è più tempo per rinvii ulteriori. In questa settimana eh, la controparte indiana dovrà mettere le carte sul tavolo e non si potrà più aspettare come in modo assolutamente inconcepibile è avvenuto fino adesso. For what is linked to Syria? Uh, I would uh, repeat what we discussed this morning with uh, Um, His Highness uh, the Emir. I think it's very important to have and to reach as soon as possible agreement for a transitional government. This is the Italian approach and this is the European approach. It's impossible to continue in a situation without a comprehension of the uh, perspective. So, our approach, the Italian approach, is in favor of a uh, transitional government. And of course, it's absolutely necessary to apply human rights, to respect human rights. This is our first job, and we will continue to work in this direction. Grazie. Thank you.